Nelle tiepide giornate di fine estate può capitare che la fitta nebbia, sospinta da un forte vento di ponente, copra la sommità del Monte Arci come un candido mantello. Il suggestivo fenomeno sembra voler celare la straordinaria bellezza di questi luoghi. I segni delle civiltà che li abitarono in epoche passate, i graziosi centri abitati che sorgono ai margini della montagna. Ma basta poco perché la nebbia si diradi, offrendo al visitatore paesaggi davvero incantevoli. Del resto, questo territorio, posto nella parte centro-occidentale della Sardegna, è uno dei più belli dell'isola ed offre innumerevoli occasioni per chi vuole conoscere da vicino una realtà ricca di storia, cultura e tradizione, oltre che di uno splendido ambiente naturale. Morgongiori, ad esempio, posto ad un'altitudine di 351 metri sul livello del mare, è uno dei paesi dell'Alta Marmilla che racchiude in sé il meglio della tradizione e dell'ospitalità di questa parte dell'isola. Un centro la cui storia e il suo sviluppo sono strettamente legate al Monte Arci, del quale detiene la porzione più ampia del territorio. Morgongiori, nel dialetto locale Mragajori, significa mucchio delle pietre, con riferimento alle spettacolari pareti di roccia e a giganteschi massi posti intorno all'abitato, testimoni dell'intensa attività vulcanica del Monte Arci in epoche lontane. Sin dalle sue origini, il paese traeva reddito dalle attività legate alla montagna, l'allevamento delle capre e delle pecore, la produzione del carbone, il commercio della legna e il lavoro nei campi. Ma oggi la domanda sempre crescente di un turismo culturale, molto legato all'ambiente e alla storia dei luoghi, sta facendo di Morgongiori una delle mete preferite dai turisti in ogni stagione dell'anno. I motivi per un piacevole soggiorno nel paese non mancano. Il centro storico, infatti, conserva ancora angoli di notevole pregio storico e architettonico. Attraversando le strette vie, destano particolare interesse le antiche costruzioni, in genere piuttosto piccole, con gli ingressi e le finestre incorniciate di bianco, che risaltano nelle pareti di pietra intrachite e basalto nero. Anche i vecchi portali, molti ancora ben conservati, conferiscono all'abitato un fascino particolare, che richiama lo stile architettonico tipico dei centri contadini.
mano che si sale verso la parte più alta, agli occhi del visitatore il Monte Arce appare come un affascinante mondo di pietre, dalle strane forme, modellato dall'attività eruttiva di milioni d'anni fa, dal fuoco e dalle imponenti colate laviche che hanno originato questi affascinanti ambienti. Svettano solitarie in cima alla montagna come due grandi guardiani a difesa del Monte Arci, le formazioni vulcaniche di Trebina Longa e Trebina Lada, raggiungendo rispettivamente l'altezza di 812 e 795 metri di quota. Si tratta di due nex, ovvero antichi camini basaltici dai quali in epoche remote fuoriuscivano potenti getti di lava incandescente. Qui infatti si trova uno dei giacimenti più importanti nel Mediterraneo di ossidiana, il minerale vetroso di colore scuro che nel Neolitico rappresentava una fondamentale materia prima. Con essa venivano prodotti vari strumenti litici, armi da taglio, raschiatoi e punte di freccia. Il primo a segnalare la presenza dell'ossidiana nel Monte Arci era stato il generale Alberto La Marmora, il quale nel descrivere un sentiero ricco del minerale scriveva: «Il viaggiatore ha qualche volta l'impressione di camminare su cocci di una vecchia fabbrica di bottiglie nere, tanto sono numerose le scaglie di un vetro nero chiamato ossidiana». Nel territorio di Morgongiori sono state individuate una trentina di località di interesse neolitico, che in quel periodo ospitavano delle vere e proprie officine per la lavorazione del prezioso oro nero. Alla fine, fatica e tensione vengono ampiamente ripagate. Ecco il meraviglioso complesso nuragico ipogeico, con la sua lunga scalinata in blocchi di pietra basaltica perfettamente squadrati. Larghi circa un metro, sono incastrati tra le pareti di questo canyon sotterraneo. Ne contiamo una cinquantina mentre saliamo, poi la presenza di una frana impedisce di andare oltre. In alcuni gradini, nella parte bassa della scala, sono stati ricavati alcuni rilievi mammillari e una coppella. Un particolare che induce gli studiosi a ritenere che il tempio ipogeico fosse legato al culto della Dea Madre, signora del mondo sotterraneo.
le varie attività domestiche che impegnavano le donne nel governo della casa c'era anche la preparazione del pane, della pasta e del sabregua, costituita da minuscole palline di semola lavorate a mano. Da samuru fatta sa sa ferra ferra si su che lo vidi in terra l'hai ha serrato puru tanca serra da sa tanca serra da sa tanca serra da sa tanca serra da sa. E a proposito di tradizioni culinarie, Morgongiori è conosciuta anche per una tipica pasta che viene prodotta esclusivamente in questo centro dell'Alta Marmilla, le loriguitas. Questa pasta si presenta con una forma simile a quella di un orecchino e la sua peculiarità sta nell'abile lavoro manuale delle donne, le cui tecniche sono frutto dell'esperienza acquisite nel tempo.